Due bandi per aiutare le imprese colpite dall'alluvione dello scorso mese di novembre con una dotazione complessiva di 13,3 milioni di euro. Nella somma rientrano, in virtù di un accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione, 1,5 milioni provenienti dalla Camera di Commercio di Firenze, grazie al fondo di perequazione per le calamità naturali di Unioncamere e al contributo della Camera di Commercio di Roma. I due bandi sono stati presentati a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Giunta regionale della Toscana. Una risposta doverosa, una risposta vista da dietro le quinte anche complessa. Comunque voglio dire, posso dire da imprenditore di essere arrivati anche tardi rispetto alle esigenze, ma questo è, abbiamo fatto, posso dire, il massimo per arrivarci oggi. Abbiamo messo tutte le risorse a disposizione nostra della Camera di Commercio, insieme a quelli della Regione, insieme ad altri enti. Il primo bando è a sostegno della liquidità, il secondo punta a favorire investimenti in beni materiali e immateriali. Entrambi sono rivolti alle micro, piccole e medie imprese e professionisti colpiti dagli eventi calamitosi e che abbiano presentato le schede di segnalazione danni secondo la procedura prevista. Un'unica fonte di risorse a fondo perduto per cercare di coprire il più possibile i danni che le imprese hanno subito e stanno ancora purtroppo contando. La Camera di Commercio di Firenze ha quindi confermato la propria attenzione alle esigenze del territorio colpito dall'alluvione. Noi abbiamo in quell'area metropolitana 734 imprese colpite o comunque che ci hanno denunciato e hanno evidenziato danni evidenti alle proprie strutture. All'interno c'è un mondo diverso, cioè chi è riuscito a ripartire perché aveva delle capacità e delle possibilità anche produttive di ripartire immediatamente, avendo avuto anche, devo dire, una solidarietà di impresa collettiva con le filiere, e chi invece è ancora in grande crisi. E ahimè, il nostro obiettivo è fare in modo che tra un po' tutti questi siano passati alle spalle, ma non è così, alcune situazioni sono veramente complicate. Generalmente, fortunatamente, l'area metropolitana sta tenendo come economia e io credo per logica, ma questo non vale mai la logica, che se un'area metropolitana nella sua interezza funziona, aiuta anche le situazioni più di crisi, no? Però questo, chi ci guarda e magari è stato colpito, penso avrà oggettivamente delle difficoltà che, se là dove è possibile, cerchiamo di aiutare singolarmente. Export Hub, il servizio assistenza all'export di Promo Firenze, organizza per martedì 23 aprile dalle 9.30 alle 11. Webinar gratuito su olio Evo in Giappone, la nicchia dalle tante possibilità. Strategie per il mercato giapponese. Per partecipare è necessario iscriversi online entro lunedì 22 aprile sui siti di Camera di Commercio di Firenze e Promo Firenze. Per maggiori informazioni telefonare allo 055 26 71 501, in alternativa 055 26 71 452, oppure scrivere da exporttab@promofirenze.it. Firenze, città del restauro, è un progetto della Camera di Commercio di Firenze e di Promo Firenze, in collaborazione con le associazioni del settore, che punta a promuovere gli operatori del restauro e della conservazione del patrimonio culturale, artistico e architettonico a livello metropolitano e regionale. Il progetto quest'anno sarà ospitato alla Mostra Internazionale dell'Artigianato, in programma dal 25 aprile al 1 maggio, nel padiglione monumentale della Fortezza d'Abbasso, in cui saranno ospitati dibattiti, tavole rotonde e momenti formativi che ne definiranno i contenuti. Tutti i dettagli del programma sul sito di MIDA 2024. Ogni martedì in Camera di Commercio è attivo lo sportello Energia, un servizio gratuito online su appuntamento dedicato a tutte le imprese dell'area metropolitana fiorentina per informazioni, assistenza tecnica e consulenza su efficientamento e risparmio energetico. Lo sportello Energia è attivo ogni martedì dalle 9 alle 13 online su piattaforma Zoom. Per prenotare un appuntamento, scrivere appunto impresadigitale@fi.camcom.it. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi ed ogni 15 giorni. La newsletter Camera News direttamente nella mail.